Vuoi qualcosa? Fammelo sapere. Fammi vedere la merce. Affare concluso. Sai come trovare. Sono nel French Ward e non riesco a liberarmi degli sbirri. Subito. Cassandra mi ha detto di farmi sentire. Mi farebbe comodo un po' d'aiuto coi telefoni. Dammi solo un secondo. Sono dei coglioni da accoppare al distretto. Ma certo, fra poco. Tira giù il culo, coglione! Porca puttana, è crepato! Vanculo! Io sono grosso! Sarai un ottimo spuntino per i miei cani. Stanno facendo il culo! Vicky for Jimmy, that was on sale. Denise on sale? There's always great sales at home. Andiamo! L'ho trovato! Who knew Houghton's had it so together? Per farmi male ci vuole ben altro, coglione! Ne ho trovato uno, gente! Prenditelo con uno della tua tela! Lo vedete? Fatevi di torno! Sarò con le mie mani! Tirando delle bombe! Ah! Oh, stiamo cadendo come mosche! Cazzo! Prendilo dall'altra parte! Ragazzi! Non risparmiamo! Chi a cazzi! Io qui non ci crepo! Levatevi di torno! Siamo nella merda! Mandate tutti! Lo vedo! Un altro! Ti piace, eh? Abbiamo ospiti! Aspetta!
Mi serve aiuto qui al distretto. Basta così. Arriviamo. Granata, via di qui! Portatemi all'ospedale, cazzo! Mettiti subito! Siamo in ospedale, cazzo! Non vedevo l'ora! Ehi, sta calmo! Non voglio problemi. Problemi? Qui non ci sono problemi. Trovato uno, gente! Dello zio Tom. Mandami un po' dei tuoi uomini. Ci stiamo prendendo il French Ward. Ti mando i miei ragazzi, ma devi sapere che non sono contento di come è finita l'ultima volta. È dura non prenderla sul personale. Dopo che il signor Clay uccise l'ultimo capo, fu allora che prese di mira Sal Marcano? Sentite, come ho detto prima, era la stessa strategia usata in Vietnam. Se vuoi abbattere lo stronzo che sta in cima, prendi di mira i suoi uomini e le sue infrastrutture, elimini la sua abilità di contrattaccare. E prima che se ne accorga, lo stronzo è tutto solo col suo cazzo di culo per terra. Sono nel French Ward e non riesco a liberarmi degli sbirri. Subito. Il tuo giudice ha un nome. Cornelius Holden. Ha appena chiamato Lou. Non innervosirti! Ho evitato quel folle a malapena, Lou! Non mi paghi abbastanza da rischiare la vita! Fermo lì, Cornelius. Non si sa mai chi potrebbe essere in ascolto. Devi riprendere il controllo, hai capito? Perché finché non lo farai, il caso di tuo fratello non si sbloccherà. Non c'è bisogno di dire queste cose. Ti mando un'auto e un paio di miei uomini migliori. Si assicureranno che tu sia al sicuro. Cornelius ha 60 anni. Gli stronzi di questo stato l'hanno eletto per la prima volta nel 1951. C'è altro che dovresti sapere. Questi due sono Lamont Harris e Trey McCall. Sono stati uccisi da un certo Hollis Dupree. Pare li abbia ammazzati quando andarono a casa sua in cerca di aiuto. Hollis dice che fu autodifesa, pensava fossero lì per ucciderlo. E Cornelius è il giudice incaricato del caso. Ucciderlo solleverà un polverone.
Cornelius è uno stronzo sudista fatto e finito. Ucciderlo solleverà molto più di un polverone. Si spera che mandi un messaggio. I succhiacazzi come lui dovrebbero essere estinti da tempo. Quella laggiù è l'auto di cui parlava Lou. È blindata? Ho recuperato la commessa. È totalmente personalizzata, corazzatissima, molto robusta, ma ci riusciremo. Cornelius dovrebbe partire a momenti, quindi ora avrai la tua opportunità. Fa un percorso fisso? Non dall'inizio del processo, ma fa comunque una o due fermate tornando a casa, quindi puoi colpire in quel momento oppure mentre sta girando in auto. Va bene. E attento agli sbirri. Mandatemi un automezzo nel Frenchwood. Ok, sarà tua in un istante. Almeno da quando Tony Derassi ha lavorato di sotto. Quattro ruote e un motore. Grazie mille. Ho bisogno di... Sono nel Frenchwood. Ricevuto. Toglietemi di torno alla polizia downtown. Subito.